Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo dell'inizio della 2 giorni abruzzese del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega è arrivato nella nostra regione per sostenere il candidato governatore per il centrodestra Marco Marsilio e parteciperà nel primo pomeriggio in prefettura a Pescara alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per conoscere i dettagli ci colleghiamo a Pescara con Paolo Renzetti che sta seguendo questa prima giornata in Abruzzo di Salvini. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Andrea, buon pomeriggio dalla prefettura di Pescara, un buon pomeriggio ai nostri telespettatori. C'è qualche fiocco di neve anche in riva all'Adriatico in questa giornata freddissima, prima della 2 giorni di visita nella nostra regione del ministro degli interni Matteo Salvini, che questa mattina è stato a Chieti, sta raggiungendo proprio Pescara in questi minuti, come dicevamo, prima giornata di 2 giornate tutte abruzzesi per il vice premier che questo pomeriggio sarà a Pescara, domani toccherà gli altri 2 capoluoghi della nostra regione, Teramo in mattinata e poi L'Aquila. Questa mattina dunque il tour di Matteo Salvini, del ministro degli interni, è partito da Chieti, l'arrivo in Piazza Valignani, poi in Corso Marucino dove c'era il mercato e c'è stata davvero tanta gente che ha circondato il ministro che non si è sottratto ai tradizionali selfie, alle foto con i cittadini che lo hanno accolto calorosamente nonostante la temperatura sotto zero. Noi ovviamente eravamo presenti a Chieti con le nostre telecamere. Possiamo andare a vedere il primo contributo, proprio le prime parole rilasciate dal ministro degli interni che ha parlato in particolare del tanto discusso decreto sicurezza. Ma poi sono 10 sindaci. In Italia ci sono 8.000 sindaci, quindi andiamo a parlare con gli altri 7.990. C'è stata un'altra lista dei sindaci. No, no, ma io incontro e ascolto tutti, per carità di Dio. In questo decreto per mesi abbiamo incontrato e ascoltato tutti. O erano distratti quando facevamo il decreto, o si sono svegliati tardi, oppure non sono capaci di fare i sindaci, lo dico sottovoce, cercano motivi per fare polemica che con me non attepiscono. Ripeto, la stragrande maggioranza dei sindaci ha recepito con gioia e soddisfazione questo decreto e lo sta applicando. Alcuni giornali questa mattina titolavano uno strappo Salvini-Conte proprio per questa apertura da parte del Presidente. Io vado d'amore e d'accordo con Giuseppe Conte. Prime parole rilasciate a Chieti dal ministro degli interni. Ovviamente la visita del ministro è servita anche per corroborare la campagna elettorale del centrodestra in Abruzzo in vista delle elezioni del 10 febbraio, dopo che nella passata settimana era venuta nella nostra regione il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, oggi il ministro degli interni proprio per spingere la candidatura di Marco Marsilio come candidato presidente appunto del centrodestra alle prossime elezioni, elezioni che si svolgeranno a febbraio in pieno inverno. Il ministro ha parlato anche di questo, qualcuno aveva anche nei giorni scorsi posto delle obiezioni proprio sulla data che faceva cadere queste elezioni in pieno inverno. Ascoltiamo cosa ha detto il ministro degli interni Matteo Salvini. Molti lamentano il fatto che si voterà il 10 febbraio. La data delle elezioni lo sceglie la regione, quindi chiedetelo agli amministratori regionali uscenti. Detto questo, non si potevano accorpare le elezioni? No, no, non può essere il governo a decidere, però ripeto, con la neve, col ghiaccio, col sole o col freddo, io penso che gli abruzzesi voteranno in tanti per cambiare la pessima gestione di una regione stupenda e io ci sarò. Ma se dovesse capitare una giornata come questa, molti non potranno andare. Io sono qua, no, no, no. Il 10 febbraio sarà il giorno della svolta per l'Abruzzo. Interni a sostegno del candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio, che questa mattina era ovviamente a Chieti, ha accolto proprio al suo arrivo il ministro Salvini. Andiamo ad ascoltare cosa ha detto ai nostri microfoni Marco Marsilio.
Dopo Giorgia Meloni, un altro big della politica italiana in Abruzzo a sostegno della candidatura di Marco Marsiglio, il ministro degli interni Salvini. È il segno dell'interesse che il centrodestra ha per l'Abruzzo e per questo territorio, è anche il senso della mia candidatura sotto questo profilo, cioè voglio fare dell'Abruzzo una regione centrale importante per tutta l'Italia e non la regione marginale e dimenticata di cui ci si accorge soltanto quando arriva una tragedia. Questo è l'impegno per l'Abruzzo, è il motivo per cui siamo qui e stiamo aspettando Matteo Salvini oggi, è già venuto a Giorgia Meloni, altri leader nazionali verranno, ministri della Lega hanno annunciato la loro presenza, leader nazionali di Forza Italia e del Fratelli d'Italia tornerà Meloni, insomma ci sarà una forte presenza da parte di tutte le istituzioni, di tutta la politica nazionale sull'Abruzzo, ma non succederà solo in campagna elettorale, il mio impegno è che questa attenzione e questa presenza sia un'attenzione costante per il nostro territorio. Nello specifico la presenza oggi e domani di Salvini nella nostra regione cosa significa? Significa una grande spinta per questa vittoria, Salvini è oggi il leader della coalizione di centrodestra, guida il partito che ha maggiore consenso elettorale e quindi il suo impegno ancora prima di presentare le liste è un impegno di serietà, di voglia di vincere, questo non può che farci piacere e generare molto ottimismo per questa campagna elettorale. La coalizione di centrodestra è ormai mobilitata attorno al nome di Marsiglio? Certo, insomma chiunque fosse stato il presidente la coalizione sarebbe stata mobilitata e naturalmente lo è al mio fianco, io sono fiero e orgoglioso di questo, ogni giorno incontriamo candidati delle diverse liste in tutte le città e quindi siamo pronti per questa partita. E queste dunque le parole di Marco Marsiglio a Chieti questa mattina proprio nel corso della visita del ministro degli interni Matteo Salvini che questo pomeriggio sarà a Pescara, tra pochi minuti arriverà nella sede del Palazzo del Governo della Prefettura che alle mie spalle presiederà intorno alle 15 il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico coadiuvato dal prefetto di Pescara, la dottoressa Gerardini Basilicata e poi incontrerà i parenti delle vittime di Rigopiano e io sono appunto qui, li vedete al mio fianco con Marco Foresta, il segretario del Comitato Vittime di Rigopiano e l'avvocato Nicolò Baldassarre che è proprio l'avvocato del Comitato. Allora io partirei da Marco Foresta perché insomma voi avete fortemente voluto Marco questo incontro con il Ministro degli Interni, lo incontrerete tra poco, cosa direte, cosa chiederete alla vice Premier? Ma noi sono due anni ormai che subiamo il silenzio da parte dello Stato nei nostri confronti e noi al Ministro nonché Vice Premier chiederemo proprio un aiuto concreto perché ci siamo anche abbastanza stufati di avere sempre messaggi di cordoglio e pacche sulle spalle, quello che andremo a chiedere sono degli aiuti concreti da parte dello Stato che è proprio lo Stato che a noi ha tolto gli affetti più cari. Sono passati quasi due anni da quella tragedia e la settimana prossima ci saranno dei nuovi interrogatori in Procura Pescara, cosa vi attendete? Sì, abbiamo saputo e settimana prossima ormai ci aspettiamo di tutto da queste persone che proprio dalle ultime notizie volevano anche depistare le indagini, quindi ormai ci aspettiamo di tutto, ma saremo sempre pronti a combattere, spero con tutti i cittadini abruzzesi che spero siano dalla nostra parte per portare avanti questa lotta che non è solo nostra ma è di tutti. Al Ministro chiederete la vicinanza del Governo e dello Stato? Sì, lo chiederemo in concreto questa volta e non appunto per parole. E con l'avvocato Nicolò Baldassarre volevo un attimo affrontare un po' il discorso dal punto di vista proprio legale. La prossima settimana, avvocato, ci saranno questi nuovi interrogatori. Che cosa potrebbe cambiare rispetto a qualche settimana fa? Questo dipende dal lavoro della Procura e da quello che uscirà fuori da questi interrogatori. Noi comunque come comitato rimaniamo sempre assolutamente fiduciosi nel lavoro della Procura e attendiamo l'esito di questi interrogatori per verificare quello che potrà accadere. Ad oggi non possiamo saperlo, quello che uscirà dagli interrogatori. In questi ultimi giorni si parla tanto di queste telefonate che ci sono state prima della valanga, proprio tra la mattinata e il primo pomeriggio e anche qualche telefonata che c'è stata subito dopo proprio la valanga killer di Rigopiano.
Ora l'inchiesta è concentrata soprattutto su queste telefonate, sono in corso gli accertamenti di alcuni cellulari e alcuni telefonini delle vittime. Sì, ora attendiamo di vedere cosa potrà venire fuori appunto da queste telefonate e dai telefoni, quindi dalle perizie sui telefoni cellulari per vedere effettivamente se ci siano state delle chiamate che avrebbero potuto modificare l'iter degli eventi. Importante comunque oggi parlare con il Ministro degli Interni. Oggi è fondamentale perché i parenti delle vittime hanno già patito delle sofferenze che sono ineffabili e a questa sofferenza emotiva si aggiungono anche delle problematiche di natura economica, per cui è necessario un intervento dello Stato a sostegno di chi ha già perso tutto. E faccio degli esempi brevissimi, io penso agli orfani che hanno diritto a un intervento dello Stato perché possano crescere con sicurezza e stabilità. Penso ai giovani adulti che sono rimasti orfani e si sono trovati da un giorno all'altro costretti a mandare avanti attività commerciali, a pagare mutui, a sostenere affitti. Questi sono solo alcuni di esempi di situazioni drammatiche che necessitano di un intervento dello Stato, perché queste persone ad oggi si sentono sole e abbandonate. Grazie, grazie all'avvocato Baldassare, grazie a Marco Foresta, segretario del Comitato Vittime di Rigopiano. Noi seguiremo ovviamente il pomeriggio del Ministro Salvini qui in Prefettura a Pescara e poi nel corso delle prossime edizioni vi proporremo altri contributi, altri servizi sulla visita in Abruzzo del Ministro degli Interni. Per il momento è tutto, da Pescara, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie Paolo, hai detto bene, nel corso delle prossime edizioni del TG6 ci saranno aggiornamenti perché dopo l'incontro in prefettura, la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ci sarà anche una conferenza stampa e quindi saranno diffusi anche i dettagli di questo incontro e magari si tornerà a parlare di questo faccia a faccia tra i parenti delle vittime di Rigopiano e il Ministro dell'Interno Salvini. Dunque appuntamento con ulteriori approfondimenti a questa sera alle ore 19, prossima edizione del TG6. Cambiamo pagina, parliamo di maltempo e ci concentriamo con il prossimo servizio su Chieti, dove ha funzionato la macchina operativa, non si registrano delle criticità, tutte le strade sono percorribili, attenzione per il ghiaccio e da domani situazione in miglioramento. Ascoltiamo il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. È ripreso a nevicare a Chieti e proprio in questi minuti qual è, sindaco, la situazione anche dopo la nevicata della notte scorsa? No, la situazione è sotto controllo, il nostro territorio, tutto il territorio comunale è sotto controllo perché il piano neve ha funzionato da subito, già dai giorni scorsi con i mezzi spargisale e poi con gli spazzaneve, quindi tutta la viabilità principale è garantita ma anche la viabilità nelle zone più periferiche. È ovvio che la nevicata non è stata così importante come era stato preannunciato, quindi questo ci ha avvantaggiato. Il rischio adesso è il ghiaccio ed è per questo che continueremo a avere grande attenzione per la viabilità, proprio per evitare che ci siano le insidie del ghiaccio perché le temperature continuano ad essere basse. Domani il tempo dovrebbe migliorare e questo dovrebbe far anche, insomma, portare via anche i rischi che con il freddo sono connessi. La macchina operativa del comune ha funzionato? Sì, devo dire ha funzionato molto bene, si vede perché la città è totalmente percorribile. Resta la raccomandazione per chi si mette in auto di avere una macchina attrezzata con le dotazioni invernali, perché senza di quelle non c'è spazzaneve, non c'è spargisale che regga. E invece ci sono state delle polemiche sull'applicazione del piano neve nel comune di Lanciano. I dettagli nel servizio. Circa 50 le segnalazioni giunte al comune di Lanciano per l'ordinaria viabilità in due giorni. Si fa il punto in assessorato lavori pubblici e protezione civile sul piano neve scattato alle 5 del mattino di giovedì 3 gennaio e ancora in corso. Il responsabile, l'architetto Aldo Carosella, spiega che i primi mezzi hanno operato nelle vie d'accesso principali della città, viale Cappuccini, via Pertreglio, via Panoramica e via del Mare. Poi a mano si è proseguito verso l'interno. Ad oggi la situazione è migliorata, non si è sparso da subito il sale a causa degli acquazzoni precedenti, la nevicata. In tutto sono stati utilizzati 400 quintali di sale.
c'è stata qualche polemica per il sale, diciamo soprattutto per il ghiaccio. Allora, guardi, per quanto riguarda il sale, noi abbiamo messo a tutt'oggi circa 400 quintali di sale, dei 600 che avevamo a disposizione, quindi dire che non è stato messo il sale, insomma, mi sembra un po' esagerato. Noi sempre si può fare meglio, però ripeto, noi quello che abbiamo dovuto fare è aprire e rendere possibile la viabilità principale. Poi man mano siamo arrivati nei quartieri interni e nelle contrade. A tutt'oggi credo che la viabilità sia assicurata in tutto il territorio comunale. Certamente abbiamo avuto qualche problema puntuale che abbiamo poi cercato di risolvere al meglio. Si può sempre migliorare, ma credo che questa volta le cose siano andate fondamentalmente bene. Nemmeno il maltempo ha impedito ai pensionati teramani e ai sindacati di protestare in strada questa mattina davanti alla prefettura in Corso San Giorgio, una protesta pacifica contro la decisione del governo di tagliare la rivalutazione delle pensioni, anche di quelle più basse. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. A Teramo la neve non ferma la protesta in strada dei pensionati e dei sindacati che li rappresentano. Una protesta pacifica davanti alla prefettura per denunciare la decisione del governo di tagliare la rivalutazione delle pensioni. L'80% degli assegni pensionistici percepiti in provincia di Teramo è costituito da cifre che vanno dai 1.200 ai 1.500 euro mensili e il nuovo sistema ne ridurrebbe di tanto il potere d'acquisto. Se siamo qui proprio per denunciare un furto, mettiamola così, proprio un vero e proprio furto, si stanno prelevando dei soldi, delle risorse per finanziare altre misure introdotte da questa legge finanziaria da parte del governo, del cosiddetto cambiamento, dalle tasche di pensionati che non superano i 1.200 euro al mese. Stiamo parlando di ex lavoratori, stiamo parlando di ex impiegati che hanno lavorato per 40 anni e che hanno maturato il diritto a un pensionamento dignitoso. In questo modo gli viene tolto. Nel territorio teramano quante persone saranno colpite da questo provvedimento? Allora, l'80% delle pensioni della provincia di Teramo, degli assegni pensioni, non supera i 1.000 euro al mese, quindi stiamo parlando su 90.000 assegni pensionistici di circa 27.000 pensionati che sono coinvolti in questa vicenda. I pensionati si sentono vessati, si sentono usati come dei bancomat, pochi euro al mese in meno, è vero, ma si considerano le prime vittime di una manovra economica che penalizza chi ha lavorato duramente tutta la vita e che, con poco più di 1.000 euro al mese, sopravvive appena. Da quanto tempo è pensionato? Da settembre 2001. Cosa pensa di questa riforma? Questa riforma io ne penso tutto il male possibile. Il male possibile in questo senso. Io sono in pensione, come dicevo prima, dal 2001 ad oggi. Io percepisco la stessa pensione che percepivo 18 anni fa. Io ho perso tutti gli adeguamenti, il costo della vita è stato quello che è stato, però il valore della mia pensione è venuta sempre a diminuire. Cambiamo decisamente pagina, partiranno domani 5 gennaio i saldi in Abruzzo, un'occasione per fare buoni affari ma anche per gli esercenti di aumentare le vendite. Vediamo il servizio. Ormai ci siamo, il 5 gennaio partiranno i saldi del 2019, quali sono, dottor Antonio, le previsioni? Confidiamo comunque nel bel tempo, perché il bel tempo comunque ci favorisce rispetto ai centri commerciali. L'augurio è che chi intende venire a spendere per i saldi scelga i centri storici e non i centri commerciali. I saldi sono un'occasione per fare qualche affare per i cittadini, ma anche per voi, per incrementare le vendite. Guardi, assolutamente sì, oggi i saldi sono un vero affare perché i magazzini e i negozi sono pieni di cose belle, purtroppo anche il consumatore non è più quello sprovveduto di una volta, oggi si cerca di fare il vero affare e oggi nei negozi si possono fare dei veri affari. Che 2018 è stato a livello di commercio a Pescara in tutta la provincia? La novità sostanziale è che comunque rispetto alle altre stagioni, la prima estate con una serie di eventi e comunque con un turismo che è stato
sta sempre scoprendo sempre di più la nostra regione e le nostre spiagge, porta in dote a questa città anche un po' di turismo, che non è male. L'amministrazione comunale ha lavorato tanto a Pescara per valorizzare il centro commerciale naturale, e voi come giudicate quanto fatto dalla Giunta Alessandrini? Assolutamente positivo. L'assessore Cuzzi negli ultimi anni si è dato tanto da fare e adesso questa amministrazione probabilmente è al capolinea, perché a maggio-giugno si voterà, e se saranno rieletti speriamo di dare continuità a questo discorso che si è aperto, se ci saranno i nuovi speriamo di interloquire con i nuovi per far sì che le politiche che hanno portato oggi ad avere tante situazioni positive su Pescara possano andare avanti. Ed ora un approfondimento sul sisma a Collelongo, dettagli sulla faglia e smentite le fake news sulle connessioni con quella del 2016. Vediamo. Dopo la scossa di magnitudo 4.1 con epicentro nel comune marsicano di Collelongo, tra l'ansia generale e le risorse messe in campo per l'organizzazione di un territorio intero, nei servizi da garantire alla cittadinanza e nelle verifiche da effettuare per scongiurare danni e rischi, è partito inevitabilmente un tantam mediatico di informazioni diffuse via social e non solo. Ma è possibile stabilire con esattezza la faglia scatenante l'evento sismico? Sono stato a Collelongo e anche lì, insomma, questo mi sembra anche un fatto doveroso, insomma, ho spiegato un pochino che cos'è che è avvenuto, quali sono le caratteristiche del terremoto sulla base dei dati che vengono prodotti dall'Istituto Nazionale, che produciamo insomma fin dall'acquisizione dei dati in sala sismica dell'INGV. E ho anche spiegato appunto questo, cioè la difficoltà di relazionare un evento sismico come questo ad una faglia specifica, e anche e soprattutto il concetto base di tutto quanto, che è l'imprevedibilità dell'evoluzione di un processo sismogenetico. È corretto dire allora che l'evento sismico sia alle spalle e che gli episodi successivi siano scosse di assestamento? Il concetto di scossa di assestamento prevede il fatto che si sia deciso che quello che c'è stato è il terremoto principale. Ovviamente queste sono poi attribuzioni che vengono fatte dopo, in periodi di calma sismica. Attualmente uno non può escludere che magari ci sia un'ulteriore evoluzione, questo non è escludibile assolutamente. E pertanto io personalmente non parlerei di scosse di assestamento, magari cercherei dei confronti con terremoti che ci sono stati analoghi nel passato, anche relativamente recente. C'è invece un collegamento con la faglia del sisma del 1915? Il magnitudo 7 del terremoto del 1915 significa qualcosa di 30, 32, 33 volte maggiore di un terremoto di magnitudo 6, quindi se ragioniamo in termini di un terremoto di magnitudo 4 parliamo di un terremoto infinitamente più piccolo del magnitudo 7 del 1915. Allora, se in quel caso avevamo la evidenza del movimento della grande faglia, perché si muove tutta insieme, rompe la superficie, arriva fino in superficie e addirittura si può toccare con mano la faglia del terremoto del 1915, quando noi parliamo di un terremotino che avviene a 17 km di profondità non è la stessa cosa, e parlare quindi di legami con la faglia di Gioia dei Marsi, la faglia del Fucino, quindi diventa veramente un'ipotesi un po' campata in aria, insomma. Ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con la Serie B ed il Pescara. Primi giorni e prime schermaglie di calciomercato in casa biancazzurra. Sul fronte delle uscite sono due fiori all'occhiello per il Delfino: José Machin ed Andrew Gravion. Se il difensore franco guadalupense rimarrà comunque fino a fine stagione a Pescara, qualche incognita resta sul centrocampista guineano, per il quale al momento il Genoa sembra essere in vantaggio sulla folta concorrenza. In attacco è molto vicino Alessandro Rossi, e poi c'è una suggestione: Daniel Ciofani, la presenza del fratello Matteo potrebbe spingere il centravanti in riva all'Adriatico. Il servizio. José Machin ed Andrew Gravion sono i due pezzi pregiati del Pescara. Entrambi sono finiti nel mirino di società di Serie A e non si escludono operazioni che li riguardino in questa finestra di mercato. La situazione più fluida è quella che riguarda Machin. Sul talentuoso centrocampista guineano hanno messo gli occhi Torino, Milan, Genoa e Sassuolo. La discontinuità di rendimento, a tratti palesata, non ha nascosto le grandi qualità tecniche del giocatore, cresciuto nella Roma, che, abbinata ad una imponente struttura fisica, lo rendono prototipo
prototipo del centrocampista moderno anche nella massima serie. Nei giorni scorsi il suo agente Donato Di Campi ha incontrato il Milan, che tuttavia ha altre priorità in questo momento. Il Torino, con la partenza di Soriano, potrebbe offrire una cifra che oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro. Al momento però la posizione di pole position è del Genoa di Preziosi, che oltre a soldi, circa 3 milioni, potrebbe mettere sul piatto una o più contropartite tecniche. In particolare il giolì di centrocampo belga Stefan Omeonga e l'attaccante spagnolo Raul Asensio. Il Pescara però può sedersi al tavolo anche con il Sassuolo, che ha visionato Macin nell'ultima gara casalinga con il Venezia. Il club di Squinzi un tentativo potrebbe farlo. In base all'accordo stipulato in estate con la Roma, al momento del riscatto, il 50% del prezzo di futura rivendita finirà ai giallorossi. Da verificare se un'eventuale operazione porterà all'addio di Macin o alla sua permanenza in prestito. Andrew Gravion per rendimento è tra i migliori biancazzurri stagionali. Proprio il Sassuolo, tramite il suo capo scout Cristallini, sempre nella gara con il Venezia, ha avuto ottime impressioni sul difensore della Guadalupe. Ma in questo caso c'è una concorrenza più spietata. L'Inter, che ha cresciuto il calciatore, ha una prelazione e potrebbe riportarlo a casa. Anche il Napoli monitora la situazione di Gravion, che però resterà a Pescara almeno fino a giugno. Intanto il Delfino attende sviluppi concreti nei prossimi giorni sul fronte attacco, con Cocco e Monachello sul punto di andare via. Le partenze libereranno spazio per eventuali arrivi. In cima alla lista c'è sempre Alessandro Rossi della Lazio. Gianluca Lapadula sembra destinato a restare un sogno, visto che l'attaccante del Genoa ha mercato in Serie A e molto difficilmente scenderà in cadetteria. Occhio sempre dalla Serie A ad una importante opportunità che sta maturando. Daniel Ciofani, l'attaccante marsicano, potrebbe ritenere chiuso il suo lungo ciclo a Frosinone, società che cerca altri nomi per il reparto avanzato. L'ipotesi di un suo ritorno in biancazzurro potrebbe essere agevolata dalla presenza del fratello Matteo. I due sono legatissimi, anche se su Daniel fa un pensierino anche l'ambiziosa cremonese. Già detto di Asensio, resta sempre vivo in casa Pescara l'interesse per Scamacca del Sassuolo, di ritorno dalla poco felice esperienza in Olanda al PEC Zwolle. E in Serie C ci siamo per l'intesa tra il Teramo e l'attaccante Rocco Costantino in uscita dal Sud Tirol, accordo fino al 2021. Jacopo Forcella. Il vertice di questa mattina ha dato la svolta praticamente decisiva. Rocco Costantino sarà un nuovo giocatore del Teramo. L'attaccante pinetese può considerarsi infatti ormai un ex Sud Tirol. Contratto lungo fino al giugno 2021 per ricostruire attorno a lui e ai suoi gol un diavolo che possa in futuro lottare per ulteriori traguardi. L'incontro di stamattina con Costantino e il suo agente Samuele Sopranzi nella sede biancorossa ha sciolto le ultime riserve rispetto ad un accordo che giorno dopo giorno si è fatto sempre più concreto, anche se il ragazzo solamente nelle prossime ore darà l'ok definitivo, ma l'incontro è andato bene e il cerchio si sta chiudendo rapidamente. Adesso l'altro obiettivo per il reparto avanzato è Andrea Bianchimano del Perugia. L'attaccante arriverebbe in prestito secco dagli Umbri, visto che nella Serie B è chiuso e non trova quello spazio di cui avrebbe bisogno. Il Grifo lo lascerebbe partire senza particolari problemi e Maurizi lo accoglierebbe molto volentieri. Peraltro proprio il Perugia è la società più interessata a Michal Lewandowski. Nell'operazione il Teramo potrebbe avere la spalla di Costantino tanto reclamata da Maurizi. In più potrebbe monetizzare con l'estremo difensore polacco, che tuttavia resterebbe ancora 6 mesi alla corte del diavolo prima di andare in Umbria a giugno. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, il Potenza e la Cavese sono interessate a Bacio Terracino, che lascerà i colori biancorossi, non per la Serie B come sperava probabilmente l'esterno campano, ma per la Lega Pro, anche se cambiando girone. Il Teramo però non sembra interessato allo scambio con Salvemini, in caso di affare con i Lucani, perché ritiene che con Costantino e Bianchimano e con Zecca, Cappa e Barbuti il reparto sia già davvero al completo. Lunedì intanto, prima dell'allenamento, visite mediche per Giorgi, che qualora andassero bene firmerà l'accordo con il club biancorosso e si metterà a disposizione di Maurizi. Manca il ritmo partita, l'ultima gara disputata del 27 dicembre 2017, seppur in Serie B, l'innesto sulla carta è di quelli importanti, ma bisognerà capire quanto ci metterà ad essere al top della condizione. E ora ci occupiamo di Serie D. Domenica torna in campo il primo campionato della Lega Nazionale Dilettanti per la Vastese. Impegno difficile all'Aragona contro la vice capolista Matelica. Formazione rinnovata dal mercato, quella di Fabio Montani, che si dice pienamente soddisfatto del lavoro della società per mettergli a disposizione elementi utili alla seconda parte di campionato. Vediamo. Devo dire, io sono molto soddisfatto perché direttore generale e direttore sportivo secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro, perché
in una squadra fare delle operazioni a dicembre che possono essere 2-3 diventa anche facile, diciamo relativamente facile, perché poi il mercato di dicembre non è che sia molto, ti offre tanto. Avere 11 giocatori in uscita e quindi andare a ricostruire una squadra in base a quelle che erano le mie richieste non è stato semplice, invece devo dire che loro mi hanno veramente, ovviamente supportati dalla società che ha avallato tutte le scelte, messo a disposizione quello che io volevo in termini di ruoli e di caratteristiche umane soprattutto. Matelli, che ormai non è sicuramente una sorpresa perché da anni che prova a vincere questo campionato, ma da diversi anni, l'anno scorso addirittura è arrivata all'ultima domenica, è vero che non sta attraversando un buon momento, parliamo della fine 2018, ma di questo assolutamente non mi fido perché è una squadra importante con giocatori forti, quindi sarà una partita difficile, tosta e combattuta. Se una squadra fatta di giocatori forti, con un allenatore secondo me molto preparato, e quindi è una partita difficile, d'altronde hanno quasi il doppio dei punti nostri più o meno, è evidente che qualcosa di importante hanno. So abbastanza, abbiamo già parlato qualcosina con la squadra, però la forma mentis della mia squadra deve essere sempre quella di poter giocare, di provare a giocare e non preoccuparsi tantissimo dell'avversario. Siamo pronti, ci stiamo preparando, è un nuovo campionato per tante motivazioni, sia per quello ovviamente della ricostruzione che appena dicevo, ma anche perché fondamentalmente il girone di ritorno è sempre un altro campionato. Tutte le squadre si sono rafforzate, chi per vincere, chi per salvarsi. Quindi ogni partita sarà una battaglia, sarà una gara tosta, saranno gare toste perché i tre punti sono pesantissimi, perché ti avvii verso la fine. Quando tu sai che è andata, probabilmente puoi rimediare al ritorno, adesso al ritorno devi fare punti perché devi portare la barca in porto. I servizi che avete visto in questa edizione del TG6 saranno disponibili a breve on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del nostro telegiornale alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.